Dottor Leonardo, io saluto lei e saluto tutti gli amici della redazione di Telenicosia. La ringrazio per questo spazio che mi sta dedicando, nel quale ho intenzione di anticipare quelle che saranno le mie dichiarazioni in Consiglio Comunale di questo pomeriggio. Ho appena incontrato qualche rappresentante degli altri schieramenti politici che mi dice: oggi è un grande giorno, finalmente oggi è arrivato. Perché? Cosa? Abbiamo inaugurato un nuovo reparto in ospedale? Abbiamo, non so, inaugurato la fine dei lavori della Nord-Sud? Non credo proprio. Credo piuttosto che, quello che abbiamo fatto fino ad ora è perdere tempo, congestionare un paese che è già fermo, è già immobile, fermo su se stesso, sotto tutti i punti di vista, adesso vedremo quali, però per qualcuno oggi questo è un grande giorno. Si è perso un po' il focus politico e il focus della politica in questo periodo. Si è reso necessario per qualcuno sostituire un Presidente del Consiglio che era stato votato in modo legittimo da un gruppo di 9 consiglieri comunali. Ebbene, qualcuno di questi 9 consiglieri comunali, per scelta che di politico ha poco a che vedere, ha deciso di passare dall'altra parte della barricata. Gli accordi sono chiari e sono noti da settimane, ma non vi svelerò nulla, nel senso che vedrete poi chi, dopo la sostituzione del Presidente del Consiglio, chi andrà a ricoprire cariche di Presidente, di Vicepresidente, e allora li capirete chi c'è dietro a questa manovra politica, o perlomeno quali gruppi ci sono dietro questa manovra politica, che ripeto, di interesse per il Paese ha ben poco. Qual è l'interesse del Paese o quali sono gli interessi del Paese? Ci sono temi che sono quotidiani, li chiamo così, li definisco così, e temi che invece vengono definiti grandi temi. Oggi siamo carenti sotto tutti i punti di vista. Faccio un esempio per iniziare, ma ne farò tanti altri. Abbiamo perso 3 occasioni che si chiamano estate, che si chiamano Natale e che si chiamano Carnevale. Un paese che non riesce a valorizzare nulla diciamo, di tutto ciò, delle tradizioni che da sempre ha avuto, è un paese destinato a soccombere. Ma i temi quotidiani, che necessitavano sì dell'attenzione da parte della politica, dell'attenzione seria da parte della politica, sono quelli che vediamo tutti i giorni: un paese sporco, un paese pieno di erbacce, un paese pieno di buche, un paese in cui diventa. Non è più un diritto, ma diventa un qualcosa di estremamente particolare, quello del trasporto dei disabili, dove oggi dovete sapere che ci sono ragazzi, bambini che non possono usufruire di questo servizio semplicemente perché i fondi non vengono inseriti, perché il servizio c'è e funziona bene, andrebbe implementato. Un paese in cui dovete sapere che ci sono contrade all'interno del territorio di Nicosia, parlo ad esempio della strada comunale in contrada Bacidonna, per chi non lo sapesse, si trova sopra San Giovanni, dove alcune abitazioni non riescono ad essere servite, non dai servizi, non riescono ad accogliere i propri residenti perché le strade sono impraticabili, non con le buche, sono impraticabili. È un paese in cui ci sono dei bambini che per andare a scuola con l'orario attuale escono di casa alle 6:15 e parlo di contrade Noci, contrade Carra, ad esempio, escono di casa alle 6:15 per essere a scuola alle 8:25 e con questo nuovo cambio di orario che ci sarà dall'anno prossimo, quindi dove si anticiperà mezz'ora, questi bambini usciranno alle 5:15 di casa, quindi mezz'ora prima. È un paese in cui fortunatamente accadono poche calamità naturali, o forse nessuna fino adesso, dove basta un'alluvione, parlo quello dell'agosto dell'anno scorso, dove si è semplicemente corsi a fare dei moduli da far riempire a tutti coloro che hanno avuto dei danni, e purtroppo siete stati o siamo stati tanti, e questo modulo è rimasto fine a se stesso, dei contributi non se n'è più parlato. È un paese dove l'incentivo per le attività, che
per le nuove attività che era stato sottoposto all'attenzione di tutti i cittadini e qualcuno ha fatto richiesta, si è completamente arenato. Sono partiti adesso a chiamare chi ha fatto richiesta dopo un'interrogazione in consiglio che non sono mai riuscito a trattare, ma allora era arrivata voce. È un paese che fa parte di un distretto sanitario dove in totale sono sei paesi: c'è Nicosia, c'è Sperlinga, c'è Cerami, c'è Capizzi, c'è Troina e c'è Gagliano, dove fino all'anno scorso avevamo 5 pediatri di base, oggi ne abbiamo 2. Pediatri libera scelta. Addirittura in questo momento viene meno il presupposto della libera scelta, perché o quello, niente per i fortunati che ce l'hanno. Anzi, a proposito di questo, dopo l'incontro in regione, vi preannuncio che abbiamo un incontro insieme ad un altro gruppo, al gruppo dei consiglieri comunali, che sono quelli che veramente si stanno impegnando e si sono spesi anche per questo. Abbiamo appuntamento giorno 5 presso Aenna, presso la direzione generale, col dottore Zappia. È un paese che, oltre l'ordinario, che non sa completamente gestire, è un paese dove sui grandi temi forse fa anche peggio e va ancora peggio. Cosa parlo? Cosa intendo per grandi temi? Intendo, ad esempio, la riqualificazione del carcere, di concerto naturalmente con i monaci, per poter utilizzare una struttura che è storica, che ha una sua storia passata e la può avere anche in futuro e sicuramente può attrarre in qualche modo. Un paese che di turismo non conosce nemmeno la parola o l'esistenza. Vi aggiorno anche su questo. L'ufficio turistico riaprirà, sono già iniziati i lavori, inizieranno a breve, quindi è iniziato lo svuotamento dei locali e per poi iniziare i lavori, perché parliamo tanto di turismo, ma non siamo nemmeno in grado di assicurare un ufficio turistico. Parlo ad esempio come grandi temi, quindi una pianificazione a medio e a lungo termine, la riqualificazione del campo sportivo in contrada a Fiumetto. Si può fare un passaggio con la provincia chiedendo la cessione dell'area in modo da chiedere e cercare dei finanziamenti, ce ne sono tanti col PNRR, per la riqualificazione di quell'area. Parlo ad esempio della valorizzazione della montagna, che può essere veramente un'attrazione turistica per molti, siamo fermi anche lì. Grazie a questo stallo politico che qualcuno ha determinato. Succede che addirittura i dipendenti dell'azienda silvopastorale sono senza stipendi e senza tredicesima. Parlo della detassazione di questo territorio mediante le zone franche montane, dove c'è una battaglia in atto da mesi e dove il comune di Nicosia è rimasto semplicemente a guardare. Parlo del tribunale, che qualcosa si sta muovendo, ma sono delle battaglie. Spot che vengono fatte, non viene portato nulla a termine, perché? Perché naturalmente si perde tempo a fare accordi, accordicchi e giochi di palazzo. Parlo dell'agricoltura, c'è una lotta in tutta Italia e in Sicilia in particolar modo da parte degli agricoltori e degli allevatori per la mancanza dell'erogazione dei contributi, per altri temi importanti che giustamente richiedono a gran voce. Assenza totale da parte dell'amministrazione, di alcuni consiglieri comunali. Parlo dell'acqua e del depuratore. Che fine ha fatto? C'era un finanziamento per il depuratore, non se n'è più parlato. Eravamo in procinto di iniziare, ci siamo arenati. Parlo del PUG, Piano Urbanistico Generale. Oggi ci sono diverse richieste da parte dei professionisti e degli esperti di settore. Benissimo, valutiamole insieme. È un momento fondamentale dove davvero potremmo cambiare le sorti in parte del nostro paese. È finito anche quello. Infine, parlo dell'ospedale, ultimo ma non ultimo. Nell'ospedale si può aprire come dire, un capitolo infinito. Non siamo riusciti a potenziare nulla, se non grazie a dei medici argentini o cubani che per carità ringrazio e fanno il loro lavoro. Non possiamo non avere una pianificazione a lungo termine, però. L'ortopedia, che fine ha fatto? Legato all'ortopedia dovete sapere che c'era il reparto di lungo degenza, dove chi veniva operato, appunto nel reparto di ortopedia, poteva completare la sua convalescenza direttamente all'interno dell'ospedale. Ci sono diverse figure che potevano essere assunte, alcune delle quali lo sono già state, parlo ad esempio dei fisioterapisti, ma non si parla del reparto di lungo degenza. L'emodinamica, altro cavallo di battaglia dell'amministrazione e
A vantaggio di ciò che dico, vi invito a rileggere il programma elettorale del sindaco Bonelli. L'emodinamica l'hanno aperta. Sì, l'hanno aperta all'ospedale di Enna. O comunque, sono iniziati i lavori, stanno appaltato la gara per l'apertura dell'emodinamica nel reparto, nell'ospedale di Enna. Questi sono i temi che interessano al sottoscritto, al gruppo politico che rappresento e dovrebbero interessare tutti voi, non chi andrà a fare il presidente o come facciamo a revocarlo o chi va a fare il vicepresidente, chi tira la giacchetta di qua e tira la giacchetta di là. Delle volte penso, e lo dico seriamente, che sarebbe il caso di porre fine a questa mia esperienza politica in questo mandato e valutare in futuro cosa fare. Poi fortunatamente accade che diversi di voi, o anche me stesso, le lotte le ho sempre accettate, pertanto decido di andare avanti per portare avanti questi temi e portare a termine alcune cose che sono già iniziate. Però vorrei che tu, ognuno di voi faccia una valutazione, facciate quindi una valutazione personale, chiedendovi se tutto ciò che ho detto, che ripeto è semplicemente l'intervento che farò in Consiglio Comunale oggi pomeriggio, è sbagliato o va nella direzione dell'interesse comune. Lo dico perché si è persa ancora una volta, e l'ho detto la prima volta in questo studio, si è persa la bussola. Si sono aperti dei giochi di palazzo dove alcuni professionisti esterni alla politica sono diventati professionisti della politica e per interessi meramente personali e politici, presenti e futuri, hanno deciso di bloccare un paese, hanno deciso di cambiare, sostituire una figura e faccio il mio più grande in bocca al lupo e i miei migliori auguri a chi sarà Presidente del Consiglio, sperando che possa svolgere al meglio il suo lavoro, però Nicosia, a mio avviso, non merita questo stallo.